Perché questo si è spento. Sì. Ah, era già accesa, adesso è la memoria piena. Cosa sta facendo? Esplode. Sarà meglio che funzioni, perché altrimenti... Diciamo che non è un buon inizio. Non è un buon inizio. Salve ragazzi, bentornati in questo nuovo video di questa nuova partita giocata sempre con i lupi. Questa è una difesa che ho giocato lo stesso giorno del video di settimana scorsa. Sono sempre con la mia replica dell'Evolution Airsoft con caricatori monofilari. Una giornata di gioco davvero molto bella, con alcune partite molto interessanti. Questa è una difesa. Come vedete, avevamo già iniziato a ingaggiare e stavo aspettando il momento buono per sparare. Merda! Sì, è due sotto. Lì purtroppo la copertura, diciamo, dell'albero non era stata sufficiente, per questo motivo mi ero mosso un pochettino più indietro. Io ne ho qua tre. Poi da qui avevo, diciamo, di nuovo aspettato il momento buono per ingaggiare. Avevo qui tre tango e quindi stavo aspettando il momento giusto per sparare. Qua avevo ingaggiato il tango che era più vicino a me, quello più avanzato, ma visto che non ero riuscito a colpirlo, ho deciso che sarebbe stato meglio, diciamo, spostarmi un pochettino più sotto e provare a colpirlo di sorpresa. E successivamente la mia idea era di riuscire anche contemporaneamente, appena colpito il primo, riuscire a colpire anche il secondo. Riesco a colpire il primo e adesso qua, visto che il secondo mi aveva visto, mi sposto e provo a prendere anche lui. Tango giù. Guarda che risalgo. È riuscito a colpire anche lui, risalgo e vado a dare una mano a Sky, dove gli era rimasto praticamente, era rimasto l'ultimo tango. Purtroppo per quanto riguarda i video di questa giornata, in alcune partite la scope cam non ha funzionato molto bene, quindi non sono riuscito a mostrarvi queste kill con le sue immagini. Si sta muovendo. È giù. Qua riusciamo a colpire anche l'ultimo tango e quindi la partita si conclude così. Penso sia finita. Perché non pescano, brutti merdi? Che bello, sono stracarico. Giuro, c'è il setup perfetto. E come minimo oggi farò cagare. Ragazzi, vedo la bandiera, praticamente al centro, non della valle, della valletta sulla sinistra. Questa è un'altra partita che abbiamo giocato la stessa giornata, questo invece è un attacco.
È stato il primo game della giornata e come potete vedere ero davvero molto carico, infatti stavo utilizzando il mio setup che adesso è, devo dire, quasi completo, quindi c'avevo il mio tattico da lavoro, il Assault System, il fucile nuovo, tutto settato, caricatore monofilare, insomma, il sogno che ho da una vita è finalmente realtà. Quindi ero davvero molto contento di poter, diciamo, andare con questo setup in questa giornata di gioco che è stata comunque abbastanza tranquilla, visto che eravamo soli in 8, ma comunque molto divertente. Qua ci stavamo muovendo sul lato destro, cercando di aggirare sfruttando la vegetazione del boschetto a destra della valle per riuscire ad arrivare in zona bandiera. In questo primo game la scope cam aveva funzionato bene, ma purtroppo mi ero dimenticato il tappo. Quindi praticamente è uscito un video tutto nero che purtroppo non è utilizzabile. Qua io e Sky ci stavamo muovendo in coppia, cercando di riuscire a spostarci da un punto dove poter avvicinarci alla bandiera, sfruttando sempre la vegetazione. Qua purtroppo la situazione era diventata più complessa perché eravamo ormai rimasti solo io e Sky, cioè eravamo in tre attaccanti, ma poco dopo anche il nostro compagno, che era rimasto da solo, verrà colpito, quindi eravamo rimasti solo noi due a portare avanti l'azione di attacco. Sky, ho bisogno che lo fai uscire. Io sono salito alla tua destra. Qui ho chiesto a Sky un attimo di copertura mentre mi muovevo e poi ho fatto la stessa cosa quando avevo raggiunto la posizione, ho chiesto lui di raggiungermi e in caso io lo avrei coperto da eventuali tango. Qua da questo punto ne avevamo visto uno nella valle che Sky ha ingaggiato e poi poco dopo ne arriverà anche uno dall'alto sulla destra. Purtroppo non ho fatto tempo a avvisarlo quanto prima e quindi Sky è stato colpito. A questo punto ero praticamente rimasto io contro tutti e tre i difensori che hanno provato a baraccarmi, venendomi addosso e quindi aiutandomi, diciamo, in quello che doveva essere il mio compito d'attacco. Temporeggiando un attimo, aspettando che fossero loro a venirmi addosso, sono riuscito a colpire prima un tango e poi a girare il secondo. A questo punto era rimasto solo l'ultimo, che anche lui sapevo fosse in questa zona, quindi, visto che la bandiera era da un'altra parte, mi sono mosso molto velocemente cercando di riuscire ad essere più veloce di lui nel riprendere posizione e riuscire quindi a rubare la bandiera prima che lui potesse accorgersi di quello che stava succedendo.
come vedete alla fine riesco a rubare la bandiera, quindi la partita si conclude così. Ine! Oh mia, che partita! Un infarto. Bene ragazzi, questo video è finito, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo con la prossima partita. Aia, mi sono preso una storta. Adesso con la bandiera sono volato in terra come un tello.